ringrazio moltissimo Anna Benedetti per questa occasione. Ci siamo incrociate casualmente, non casualmente, in realtà ci conosciamo da una vita, sul libro e sull'autore che mi piace molto, insomma mi sta molto a cuore. Ma prima di inoltrarmi in qualche modo nel testo, credo che Maria Pia preferisca, come sono molto d'accordo, penso che sia giustissimo, farvi sentire la sua voce, la sua voce di scrittrice, quindi leggerà un paio di pagine, una pagina. Ecco, ho capito, scusate, bisogna spengere il piccolo perché fa un rumore di fondo, può darsi. Io sono una donna e sempre mi chiedo se questo sia stato decisivo. Un uomo sarebbe arrivato qui dove sono ora? In effetti un uomo c'è con me. Grazie al cielo è qui con me. Di sicuro non l'ho portato io. Qui, dove lui non sarebbe mai venuto. Ma io sono arrivata qui anche perché c'è lui. Che non voleva, non poteva volere. E così l'amore ti porta dove non sapresti andare da sola grazie a qualcuno che non vorrebbe, e accettare quello che l'altro desidera anche se si vede che è uno sbaglio, anche se ci esclude. Il mio nome è Integrata e forse anche questo è stato decisivo nella storia. I nomi sono moltitudine. Chi li ha portati prima di noi e riempiti della propria esistenza. Iniziamo la vita già pieni di vite. Pierre ha pagato il suo nome, una roccia da portare con sé. Pierre è mio marito, sarebbe, era. Tommaso è mio figlio, per lui io sono qui. È la luce, e la luce non può essere nascosta. Per questo io racconto, per condividere la luce. Certo, ci vuole ordine nel raccontare. L'ordine è una forma di amore. Tutto mi sembra una forma d'amore. È l'amore che ci dà forma. Bellissimo. Ecco, credo che non ci sia modo migliore, non si poteva scegliere una pagina diversa, per cominciare a inoltrarsi dentro questo testo. Io ho una cosa scritta, una traccia scritta, quindi la seguirò e poi magari a un certo punto forse prenderò un'altra via, perché ci sono delle cose su cui ho riflettuto che mi piacerebbe condividere con voi. La prima cosa che mi è venuta in mente, perché davvero, come dire, il mio interesse verso questo libro nasce prima di questa presentazione, è una lettura che mi ha sorpreso. Questo periodo poco, ma qualche volta sono andata al cinema, come immagino molti di voi o tutti voi, e ho visto un film che mi ha ugualmente molto sorpreso, quello un cazzottone nello stomaco, Amour di Haneke, penso che qualcuno di voi l'abbia visto. Non spaventatevi, il libro di Maria Pia non è così cupo, non è affatto così cupo, ma c'è qualcosa, no, che ha a che fare con un'interrogazione profonda, profonda sulle nostre vite, che accomuna in qualche modo, visto che in qualche modo condividono la stessa epoca, lo stesso momento, quel bellissimo e terribile film e questo bel libro non così terribile per fortuna. Quindi un libro che ci obbliga, una lettura che ci obbliga a farci un sacco di domande, sono tutte domande primarie, domande prime, affondano appunto dentro di noi e mi è sembrato come naturale alla fine di questa lettura fare una pausa, fare un passo indietro, come se questa fosse la chiave, fare un passo indietro. Se è vero, come credo che sia vero, che scrivere libri vuol dire buttare i piedi di fronte alla verità, e che cos'altro potremmo aggiungere? Ecco che appunto subito dopo averla in qualche modo snidata, chi scrive e chi legge devono fare un passo indietro, un po' come fanno i cuccioli timidi di cane, non solo di cane. Per conoscere la realtà sono a volte più passi indietro che fanno, felpati, attenti, impauriti, che quelli avanti. Ma intanto conoscono, indagano, fanno amicizia. Credo che per scrivere questo libro a Maria Pia Menagliano sia occorsa una bella dose di coraggio e di paura.
e anche una grande dose di incoscienza, incoscienza per raccontare la storia che appunto questo libro ci dice. Il coraggio della paura, quando la paura si accetta esattamente per quello che è, la meraviglia e l'orrore indicibile e non governabile della vita nel suo farsi e nel suo disfarsi. Questa è una delle cose principali, credo, che a lettura ultimata restano nella nostra mente, ma ce ne sono molte altre, quindi prova ad andare, seguire i vari fiumi interpretativi o semplicemente di lettura. Allora, prima di tutto, come aveva già detto benissimo Anna Benedetti, è qualcosa di insolito questo romanzo. Questo romanzo è assolutamente qualcosa a cui non siamo abituati. E in questo caso credo di avere l'autorità vera per dirlo, perché faccio questo mestiere, pubblico libri di narrativa italiana da 20 anni, da quasi più di 20 anni, quindi non solo ne ho letti tanti, ma ne ho anche pubblicati veramente tanti, belli, brutti, ignobili, alcuni purtroppo, anche se ho cercato quasi sempre di difenderne la qualità, ma non sempre era possibile. Ecco, il libro di Maria Pia è un libro diverso, è un libro che ha il coraggio di affrontare argomenti e temi che normalmente la narrativa italiana non affronta. Sono temi che riguardano la religione? Punto di domanda. No, forse non esattamente la religione, riguardano la spiritualità, io credo. Domande profonde su quello che vuol dire credere o non credere. Modi diversi di credere, di farsi delle domande e di darsi delle risposte. Questo è inedito, perché la narrativa italiana non è laica, perché fosse laica solo, forse questo sarebbe già un grande regalo e più semplice. No, quando è laica è una grande narrativa, abbiamo dei grandi romanzi, ma spesso c'è questa specie di compromesso nella scrittura, no? Questa difficoltà a non essere laici, ma non avere neanche il coraggio di dichiarare una fede se uno ce l'ha, o semplicemente un rovello, un dubbio, qualcosa che riguarda tutti noi inevitabilmente. Quindi in questo senso questo libro è assolutamente raro, ed è raro anche dal punto di vista della scrittura per tante ragioni che cerco di dirvi. La prima è che affronta temi così difficili con uno stile, per fortuna, semplice, chiaro, diretto, quindi è un libro assolutamente accessibile anche quando in qualche modo tenta, sale il livello della riflessione del testo. È sempre estremamente cordiale nel modo di porgere i pensieri che mano a mano affronta. Quindi un libro assolutamente leggibile. Leggibile anche per un'autrice come Maria Pia Vegadiano, che è laureata in teologia, poi lei correggerà tutti i miei errori, e che conosce benissimo i testi che hanno a che fare appunto con la religione, testi teologici, testi sacri, che però sa maneggiare appunto con cura e con attenzione per rivolgerli a un pubblico che non sia naturalmente un pubblico specializzato in questo. E questo gli va reso grande merito, perché riesce a citare molti autori mistici antichi, rendendoceli in qualche modo appunto vicini, amici, letture possibili per noi, suggerimenti di lettura, anche questo mi sembra un dato assolutamente importante. Poi dicevamo stile e struttura del testo, quindi uno stile semplice, piano, chiaro, e una struttura compositiva del romanzo insolita, perché almeno così mi è apparsa, spinge molto il pedale verso non un vero e proprio saggismo, ma verso una riflessione più libera e distesa. Quindi è un romanzo, ma è un romanzo con forte tinte saggistiche, intendendo c'è tanto spazio per la riflessione, ci sono tante pagine e tanti affondi che ci costringono a fermarci un attimo e a pensare. Tanto quanto La vita accanto era un libro a suo modo perfetto e completamente risolto nella storia dei personaggi, e tra le righe noi come sottotesto leggiamo tutto quello che qui invece in Il tempo è un dio breve viene in qualche modo lasciato liberamente uscire. Maria Vegadiano credo che in questo secondo romanzo si è esposta, ha giocato una carta più aperta, più libera, quello che nel primo romanzo, ripeto, a suo modo perfetto, quasi troppo perfetto,
non aveva fatto. E qui mi piacerà sapere, interrogare lei se sente allo stesso modo e se c'è una ragione in più oltre quella, come dire, del dato che mi sembra di poter registrare. Quando parliamo di romanzi, diciamo, con un andamento vagamente saggistico, non dobbiamo spaventarci, cioè la Divina Commedia, adesso facciamo degli esempi grandiosi, o I Promessi Sposi, sono romanzi saggistici, sono romanzi dove la storia, gli intrecci, i personaggi si appoggiano su un testo di testi che è fondamentale, no? Che sostiene tutto il resto. E questo libro appartiene, credo, a quella grande famiglia e quindi anche per questo è un libro diverso, è un libro molto nuovo, mettendo insieme temi che hanno a che fare con la spiritualità e modalità di affrontare questi temi. Credo anche che si possa parlare, appunto, per le scelte di fondo che la Veladiano fa nei suoi libri, in questo libro in particolare, di impegno. Mi piace tirare fuori questa vecchia parola, no? Che ha un sapore a volte così apparentemente demodé, quasi anni 70. Io vorrei che per certi versi tornassero gli anni 70, che erano bui e cupi, però la parola impegno non faceva paura. Per impegno, ovviamente, con un libro così non parliamo di impegno politico, non è la politica, a meno che non si intenda della politica quella nel senso più alto del termine. Parliamo di impegno morale, lo scrittore che scrive interrogando se stesso a fondo e cercando una verità, la verità, punto di domanda, cerca però qualcosa di assolutamente fondo. Così che mi è venuto in mente anche, forse in qualche modo calza, una piccola citazione di Elsa Morante sulla romanzo, letteratura e evasione, che mi sembra così anche oggi maledettamente importante. Elsa Morante scrive: un romanzo bello e dunque vero è sempre il risultato di un supremo impegno morale, bello, vero, impegno morale. E che un romanzo falso e dunque brutto è sempre un risultato di una evasione dal primo e necessario impegno del romanziere, che è la verità. Certo. Ecco, credo che ancora oggi, no? Queste parole scritte nel 1959 ci appartengono, come appartengono ogni tempo della letteratura. Tutto questo non cambia, non può cambiare e non cambierà mai. Non ci sono crisi, non ci sono crisi di cui discutere. Quindi quando parliamo di impegno, parliamo di impegno di chi scrive verso se stesso e verso chi legge, della sua onestà nel cercare di dare la propria visione del mondo affinché questa visione amplifichi e allarghi la nostra, della sua esigenza disperata di verità e di rappresentazione del futuro, rappresentare il futuro, perché questo è un altro elemento fondamentale, della sua naturale necessità di testimoniare, di portare testimonianza, un impegno morale, appunto, assolutamente morale. Il tempo è un dio breve, anche sul titolo, anche qua, poi vorremmo sentire la verità di Maria Pia, l'unica vera, direi, o della velocità con cui le nostre esistenze si consumano. Racconta, come appunto Anna Benedetti vi ha accennato, la storia di Hildegarda, anche il nome, anche, appunto, i richiami anche dalla pagina che Maria Pia ha letto sono potenti. Hildegarda è abbandonata dal marito e vive dopo l'abbandono con la paura di una madre, paura di madre, che il dolore e la malattia possano toccare e travolgere la vita del figlio. Questa è una delle paure più terribili, una delle angosce più fonde che possiamo vivere, che si possa vivere. E la domanda principale che il libro pone è una domanda molto semplice: vale la vita il male che c'è? Vale la vita il male che c'è? E qui Maria Pia si azzarda e risponde, ha già risposto nella pagina che vi ha letto, vale per l'amore, credo che risponda, come quella per il figlio Tommaso. Quindi il primo, la prima risposta è amore e amore per il figlio. Ma, e qui si ritorna alla domanda di prima, ma quando il male colpisce un bambino, allora il silenzio di Dio è ferita, dolore non medicabile. Ogni bambino è Dio,
è vita e morte, è vita, scusate, ogni bambino è Dio, è vita, e morire in croce vuol solo dire che Dio è divinamente impotente davanti al male. Scrive Maria Pia Della Diano: io credo che Dio non possa fare niente, e chi invoca il disegno di Dio non sa quel che dice. Il dolore innocente, questa è la domanda di fondo, no? Il male, vale la vita, il male che c'è. Il dolore innocente, che è il male più grande, è tragedia, impossibile accettazione, ingiustizia senza spiegazione, dolore del mondo assoluto, presenza del male nel mondo. Scrive ancora: bisognava avere compassione, compassione di Dio per il male del mondo. Ecco, e qui appunto non potevo non andare al ricordo di un altro libro straordinario che appunto Maria Pia mi ha confermato adesso ben conosceva, che peraltro avevo pubblicato in una delle mie vite precedenti, quindi nella mia esperienza in ALET. Sono una serie di romanzi di questo autore straordinario francese che si chiama Philippe Forest, e il primo della serie è Tutti i bambini tranne uno. Già il titolo ricorda un po', faccio immaginare di che cosa parla. Questo autore fu colpito tragicamente dalla morte della figlia per sarcoma osseo a 4 anni, ed era prima un saggista. A un certo punto passa alla narrativa, ma più che una narrativa è una, come dire, un'autobiografia continua e costante, terribile, che racconta nel primo libro Tutti i bambini tranne uno, la storia di questa morte atroce. E poi però non riesce ad abbandonare mai più questa sua terribile vicenda. Tutte le sue opere successive tornano sul dopo, sull'intorno, sulle reazioni. È un continuare a interrogare la vita laddove non c'è spiegazione, laddove il male non può essere mai assolutamente spiegato se non accettato, ma anche accettarlo è impossibile, e quindi si può forse, nel caso di uno scrittore, solo scrivere. Ora, il punto di vista di Foresta è un punto di vista assolutamente laico, quindi siamo da un'altra parte rispetto al testo di Maria Pia, ma la sostanza è la stessa, il dolore è lo stesso, la domanda è la stessa. Nel caso del romanzo di Maria Pia, questa cosa non accade, cioè non accade la cosa più atroce, la morte, ma accade che c'è la paura che questa cosa accada, che è come se. Forest, in uno dei suoi libri, mi era tornato in mente anche per il titolo e per la copertina di questo libro, perché nella sua terza prova narrativa pubblica un libro che si intitola Sarinagara, che vuol dire pure in giapponese, ed è un libro che è un omaggio alla letteratura giapponese che lui ha molto amato, sempre dopo la morte della figlia, perché è con la morte della figlia che lui incontra Kenzaburo Oe, che è un altro scrittore che, come dire, ha dentro, no, tutta la sua vicenda, questo dolore per questo figlio con gravi problemi. Nel libro Sarinagara è la storia di tre scrittori, tre grossi personaggi giapponesi, due scrittori e un fotografo, che hanno avuto nella loro vita esperienze tragiche. In particolare la prima biografia che Forest racconta è quella di Kobayashi Issa, che è uno dei massimi autori di haiku giapponesi. Kobayashi Issa ha anche lui sofferto molto per la morte della figlia, bambina, e in questo libro, in questo racconto della vita di Kobayashi Issa, Forest appunto ci dice quanto terribile sia stata questa esperienza e come in qualche modo, adesso naturalmente semplifico, l'haiku, cioè la scrittura breve, 17 sillabe in 3 versi, possano dire tutto di questo dolore e rendere anche questo dolore forse meno fondo. L'haiku è un testo breve, perché breve è la felicità, breve è la vita. E allora, per questo ho pensato che in qualche modo il titolo di Maria Pia fosse Il tempo è un Dio breve, che non è un lamento, no? È qualcosa che ci apre alla nostra realtà, quella di una brevità, no, inevitabile. E l'immagine, che è un'immagine molto delicata, molto particolare, ed è di un autore giapponese, mi ricorda abbastanza alcune immagini tipiche dell'arte giapponese. Ecco, ma torniamo dopo questa mia, perdonate, divagazione, ma Foresta è una lettura d'obbligo se non l'avete fatta.
Non la consiglierei mai a una madre con un bimbo piccolo, ma tutti gli altri sì, naturalmente. Allora, il De Garda, torniamo al libro. Il De Garda è il narrante del romanzo. Il romanzo è raccontato in prima persona, come abbiamo sentito. Il De Garda vuole in qualche modo prevenire questa tragedia che sente incombente, che sente incombere nella sua vita. E per prevenire la tragedia della malattia grave e della possibile morte di suo figlio, propone direttamente a Dio uno scambio assurdo in nome dell'amore. Dell'amore, dice Maria Piovella Diano, che salva e basta, non c'è altro da aggiungere. Quella di De Garda è una prima persona responsabile, inizia con, appunto, io sono una donna e sempre mi chiedo se questo sia stato decisivo. Inizia così il racconto delle contraddizioni e degli affanni, dei desideri e dei sogni di una madre di oggi. È un libro che ha molto a che fare con, riflette molto sulla maternità e sulla paternità, sull'assenza in questo caso di paternità. Il fatto che chi scrive e chi parla qui sia una madre ha naturalmente un peso fondamentale nella costruzione del testo, perché mette in atto ovviamente un punto di vista femminile, uno sguardo dalla parte delle donne che proprio per i suoi non consueti contenuti, cioè quelli spirituali e religiosi, appare del tutto nuovo e vitale. Io non credo alla scrittura femminile e non ci crederò mai, ma credo che esista un punto di vista femminile in letteratura e questo mi interessa molto e ogni volta che lo incontro sono, come dire, contenta. Quando non lo incontro sono molto irritata quando incontro donne che scrivono da uomini. Ma credo che, come dire, tanto per capirsi, Elsa Morante sia il più grande scrittore italiano del Novecento, donna. Quindi stiamo parlando di questo, parliamo di letteratura, non di scrittura femminile. Quindi il romanzo di De Garda, i nomi sono moltitudine, anche questo, molte cose di quelle che ci stiamo dicendo sono contenute in quella pagina che Maria Pia ha letto. I nomi sono moltitudini, appunto, già perché le parole sono i nomi delle cose, sono le cose stesse, dunque vi ricordate, una rosa è una rosa, è una rosa, è una rosa. Il De Garda è una giornalista e una rivista cattolica, scrive pezzi, a un certo punto terrà anche una rubrica con lo pseudonimo di Giuditta, che questo mi è piaciuto molto, la scelta di Giuditta. Ed è anche esperta di piante, come Santa Il De Garda, queste piante le coltiva in ufficio, in questi spazi, in realtà, come ben sapete, asettici e di solito poco pieni di amore e di vita. Ma coltiva appunto queste piante con amore. Quindi torniamo a quello che abbiamo detto dall'inizio, l'amore. L'amore è in qualche modo la domanda fondamentale e terribile sul male. Vale la vita il male che c'è? E la risposta sì, vale per l'amore. Queste sono, credo, le due... i due elementi, le due colonne che tengono il testo in mano. Quindi sì, vale, no? Abbiamo detto l'amore quale? L'amore assoluto per il figlio Tommaso, l'amore irrealizzato per il marito Pierre, che abita il silenzio degli uomini e in silenzio abbandona la propria famiglia. Anche questo è molto interessante, ricco, c'è questa, no? Questa figura maschile abitata solo dal silenzio, non c'è solo questo tipo di figura maschile, ma insomma è una figura maschile, dato che è quella che dovrebbe rappresentare la paternità, per quello parlavamo di paternità assente. Poi c'è l'amore pieno per Dieter, pastore protestante tedesco. Sì, ok. Va bene. Ci sono questi personaggi e ci sono dei paesaggi dei... troppo, vabbè. Adesso chiudiamo. La trama sono d'accordo, però mi sembrava di non aver svelato. In ogni caso, ci sono questi personaggi molto ben delineati e ci sono i paesaggi che valgono come personaggi. I paesaggi sono Milano, un nord abbastanza brumoso, un nordissimo sognato come Londra e Heidelberg, e poi soprattutto c'è questa montagna bellissima, che riempie di sé quasi tutto il romanzo. Sono le Dolomiti, l'Alto Adige,
sono luoghi che diventano appunto anche loro personaggi parlanti. In ogni caso, stavo per chiudere sull'ultima cosa che, di cui abbiamo già detto in realtà, ma su cui torno per concludere, la fede. Credo che questa sia l'altra questione che Maria Piovella Diavolo interroga profondamente nel suo libro. Scrive: chi non crede in Dio forse non lo ha mai incontrato. In un amore abbastanza grande e rassicurante da suggerire qualcosa dell'amore di Dio. Trovo che sia una delle affermazioni più forti del libro e anche qualcosa che ci dice molto, riguarda qualcosa con cui non abbiamo di solito un rapporto facile. Per concludere, vorrei soltanto aggiungere che non so ora che impressione possa aver dato da questa mia lettura che mette insieme un po' di cose di questo testo che è infinitamente più ricco di quello che sono riuscita a dirvi. Resto dell'idea che la sua grande novità e forza sia questa interrogazione sulla spiritualità e sulla fede, da una parte, dall'altra sul male e sulla maternità, sul rapporto tra queste cose, un rapporto pazzesco e difficile. Ecco, ma non credo che sia un libro adatto solo per chi abbia con questo dimestichezza. Credo che sia un libro per tutti, è un libro per tutti, un libro per chi crede e un libro per chi non crede. Anzi, in qualche modo, è quasi di più un libro per chi non crede, proprio perché fornisce non le risposte, ma sollecitazioni. In qualche modo, come dire, ci sposta, ci obbliga a guardare la nostra vita e noi stessi da un'altra parte. Non credo che si possa chiedere niente di più forte, di più importante a un libro oggi. Ecco, io vi ringrazio e Maria Piero.